Ciao a tutti, sono Fanny Ubaldi, tecnico primo livello Western Performance Safe Italia, candidato giudice e formatore Safe Italia. Opero presso la scuderia River Stable di Casalmaggiore e a breve presso la società agricola Possioncella Performance Horses. Oggi parleremo dello sliding stop. Parliamo della manovra principe del reining, ossia dello sliding stop. Il giudice giudica la manovra tenendo conto della corsa, ossia il run down, lo sliding stop, il rollback e il run around. In tutte queste operazioni il cavallo deve essere libero, rilassato e deve essere sotto controllo, mantenendo sempre un buon impulso. Nel run down il cavallo deve effettuare un'accelerazione che deve sempre essere controllata, ossia non ci devono mai essere le cosiddette sgabbiate, ossia il cavallo che cambia improvvisamente velocità dando la sensazione della perdita di controllo. Dopodiché abbiamo lo sliding stop, in cui il cavallo si ferma improvvisamente al termine della corsa senza avere esitazioni, che altrimenti vengono penalizzate, in cui praticamente il cavallo tiene attaccati al suolo per tutta la scivolata i posteriori, mentre con gli anteriori continua a camminare. Dopodiché abbiamo il rollback, in cui abbiamo una girata di 180 gradi e una ripartenza. Il tutto, come detto precedentemente, deve avvenire nella maniera più fluida e libera possibile. Ora vi saluto e vi invito a guardare i prossimi video sulle manovre del reining. Ciao ragazzi!